è stato il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, arrivato in Piazza della Libertà su due ruote a consegnare tre nuove moto Honda NC750 in dotazione degli agenti della Polizia Municipale, che andranno così a modernizzare il parco mezzi del Corpo dei Vigili. La sicurezza, il controllo e il presidio del territorio è uno dei must dell'amministrazione comunale di questo periodo e quindi non potevamo esimerci dal investire risorse anche importanti nell'acquisto di nuovi mezzi. Mi piace ricordare che 15 anni fa dei mezzi simili a questi, delle Guzzi, che sono state in servizio fino a stamani mattina, furono consegnate alla Polizia Municipale, di cui anche allora ero il assessore, esattamente in questa piazza. Quelle moto hanno portato bene, il servizio si è svolto bene per tanti anni, quindi io faccio gli auguri ai vigili di usare questi nuovi mezzi con altrettanta perizia e sempre per il bene della città. Una consegna su due ruote che si è andata ad aggiungere a quello che potremmo definire il battesimo di servizio per il neocomandante della Polizia Municipale, Giovanni Baldini. Mezzi che fra l'altro sono molto più agili dei precedenti, quindi consentiranno anche degli interventi di polizia giudiziaria anche con un'incisività maggiore. Mezzi che sono arrivati rispondendo così l'amministrazione a una necessità che deriva dal fatto che l'usura dei mezzi, motociclette in particolare, nel servizio di polizia municipale è particolarmente pesante. E in questa maniera si è data una risposta con dei mezzi che sono veramente, ci permetteranno di sviluppare meglio molti aspetti delicati del servizio.